Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi in questo video voglio affrontare un tema che non ho mai affrontato qui su YouTube, l'ho accennato su Instagram, però sento che devo raccontarvi, devo parlarvi, voglio raccontarvi il mio punto di vista perché può essere che sia un pochino diverso da quello che è comune. Come al solito, unpopular opinion, qua, here I am. Avete letto dal titolo, il tema è la body positivity. Allora, innanzitutto, che cos'è la body positivity? La body positivity è un movimento che promuove l'accettazione di ogni corpo a prescindere da genere, etnia, taglia o abilità fisica e è nato per abbattere gli standard di bellezza e soprattutto per far riconoscere ad ogni corpo il suo valore. Non si può assolutamente dire che questo movimento non sia appunto positivo. Solo che, come al solito, nel mondo dei social si tende un po' a strumentalizzare e si tende anche un po' a perdere il vero significato di qualcosa, appunto, in questo caso della body positivity. Ecco, una cosa che ho notato è che sui social, quando si parla di body positivity o comunque vengono creati dei contenuti sulla body positivity, ci si concentra molto sull'esaltazione di difetti, e qui quoto, non lo dico io, di difetti del corpo e che nonostante il corpo abbia dei difetti, quella persona si accetta. Secondo me, parole, difetti e accettazione nonostante i difetti vanno contro quello che è la body positivity, nel senso che se tu dici che ci sono dei difetti e che li stai accettando nonostante tutto, significa che inconsciamente stai ancora accettando il fatto che esista un corpo perfetto. Quante volte leggiamo un post dove viene detto io ho tanti difetti, ma mi accetto ugualmente perché non ho il corpo perfetto e accetto di non avere il corpo perfetto. Cioè, questo discorso, per quanto super positivo, lo capisco l'intenzione che c'è dietro, è comunque un messaggio indotto da il preconcetto che è fondato in noi, ci siamo cresciuti purtroppo con questa idea che il corpo perfetto esista, che le nostre caratteristiche siano dei difetti, ma soprattutto inconsciamente e forse anche inconsapevolmente si sta accettando l'esistenza di un corpo perfetto, di uno standard di bellezza, che è quello che in realtà la body positivity vorrebbe distruggere. Quindi in realtà bisognerebbe proprio eradicare questa idea del corpo perfetto. Come? Smettendo di esaltare il corpo. Quando si parla di body positivity, per trasmettere il messaggio si tende sempre a far vedere i propri difetti, caratteristiche, però che socialmente sono accettate come difetti, quindi tantissimi contenuti sui rotolini della pancia, sulla presenza di cellulite, smagliature, eccetera, per dare questo messaggio del è normale, ce li ho anch'io, quindi se ce li hai tu, stai tranquilla. È super positivo. È bellissimo perché sono convinta che tante persone, tante ragazze e ragazzi, vedendo quei contenuti, si sentono meno soli, si sentono capiti. Però io sono sempre dell'opinione che la soluzione non è il mal comune mezzo gaudio, che in questo caso non è neanche mal comune. Però è proprio il fatto che più si esalta il corpo, più si dà attenzione al corpo, più questo avrà e riceverà attenzione. Per me, l'unico vero modo per promuovere la body positivity
far vedere il normale, smettere di fare le foto, magari neanche puntando, cioè io ragazzi vedo foto dove la gente si strizza le gambe per far vedere che ha la cellulite, va bene, ma non c'è bisogno. E la cellulite io ce l'ho anche senza strizzare la gamba, quindi far vedere una gamba, farti vedere in un momento normale dove si vede o non si vede, chi la va a vedere la vede, chi non la vuol vedere non la vede, mostra normalità. Bisogna in qualche modo riuscire a normalizzare e per normalizzare bisogna smettere di esaltare. Vi faccio un esempio. Quante volte uscite la sera, camminate sotto il cielo, sotto la luna, tranquilli. Poi qualcuno dice: "Oh, guardate che bella che è la luna, guardate la luna questa sera." La guardi e la incomincia a notare. La guardi, la osservi, dici oh che grande, oh che bella, oh che colori, eccetera. Però poco prima tu la luna non la notavi perché è sì, cioè è normale che ci fosse la luna. Questa è un po' la stessa cosa, vale per tutto. Finché a una cosa non gli viene puntato il dito contro e non viene esaltata, quella cosa passa in sordina. E secondo me il corpo, il come appare il corpo, l'estetica del corpo deve iniziare ad andare in sordina. Questo è un lavoro che deve fare chi vede, chi riceve, ovviamente chi crea, nel senso chi si mostra, perché viviamo con i social e viviamo su piattaforme dove l'estetica e l'apparenza fisica è, cioè, è innegabile, non possiamo dire di no. C'è, e quindi è un compito di chi si mostra quello di mostrarsi per ciò che si è. Meno filtri, zero filtri, zero modifiche, che ragazzi, io ho scoperto che i filtri sono niente. Ho scoperto un mondo dietro l'editing di foto e video. Io sono rimasta scioccata, cioè, voi non avete idea. Quest'estate mi è successo di incontrare una persona dal vivo, una bellissima ragazza, andare sui suoi social e trovare una persona completamente diversa. Ho detto: "Mamma, perché? Cioè, è bellissima!" E sui social era una Barbie brutta perché è vinta. Comunque, quindi, cioè, vabbè. Quindi è un compito e un onere che tocca a entrambe le parti. Chi si mostra, far vedere la realtà. Chi se ne frega della perfezione? Cioè, ma chi se ne frega che tu hai o meno la cellulite, che tu hai o meno i buchetti? Mostrati per ciò che sei, ma chi se ne frega? È un compito per chi riceve, per chi vede e deve riuscire ad andare oltre, deve riuscire a vedere oltre quella che è l'aspetto esteriore. E sinceramente a me un discorso che ha aiutato tanto è stato il corpo come involucro. Se voi ci pensate, ed è una cosa abbastanza particolare come idea, però noi siamo anime. Anime che siamo arrivate su questa terra e viviamo tramite il corpo, cioè il corpo è un mezzo. Quando siamo arrivati su questa terra siamo nati e ci hanno attribuito un corpo che cresce insieme a noi e permette all'anima di svilupparsi. Però tendenzialmente poi il corpo, se ci pensate, rimane sulla terra e per chi è meno credente, l'anima poi vola via, no? Quindi è come se ci fossero due entità separate. Ed è l'anima quella che dà un significato al corpo. Senza l'anima il corpo è inerme. E è un po' particolare come discorso, però cioè, a me questa iniziare a pensare a questa cosa mi ha aiutato tantissimo a scindere le due cose, capire la differenza e capire anche le priorità. Perché io ho incominciato a prendermi più cura della mia anima, curarmi più, prendermi cura di me, più dall'aspetto interiore di sviluppo personale e pensare al corpo come
l'involucro è quindi come qualcosa che devo curare affinché possa durare e vivere tanto a lungo da permettere alla mia anima di durare nel tempo. Quindi per questo ci tengo molto a tutto l'aspetto fitness, salute, benessere, perché la cura di questi aspetti è ciò che permette all'involucro, al corpo, di vivere a lungo. È un concetto molto particolare e non penso di difficile comprensione, però spero di essere riuscita a darvi anche solo uno spunto di riflessione. Cioè, nel momento in cui ridimensioni il corpo, l'importanza del corpo, tante cose poi vanno meglio. E se siete una di quelle persone che si sente un po' a disagio nel suo corpo perché vede tutte queste cose, tutti questi corpi all'apparenza perfetti perché siamo abituati a questo standard di bellezza che ci è stato inculcato e dal quale non riusciamo veramente a liberarcene, incominciate voi in primis a ridimensionare l'importanza del corpo, fate un lavoro su voi stessi e vi aiuterà tanto perché non potete pretendere dagli altri che smettano di mostrarsi per ciò che non si sono, smettere di mostrare una perfezione che non esiste, perché le persone che lo potranno mai fare sono quelle che sono riuscite a fare tutto il percorso e non sono tante. Quando si smetterà di puntare il dito verso un difetto, chiamandolo difetto, dicendo ehi, guarda che è normale, allora avremo smesso di essere inconsciamente vittime di questi standard di bellezza che ci sono stati inculcati, perché la perfezione non è neanche che non esiste, la perfezione è soggettiva, cioè uno si può vedere perfetto per se stesso, non perché la società ha detto, ah, allora no, per essere perfetto devi avere il naso in su, gli occhi da cerbiatto, le labbra gonfie, sedere a mandolino, le gambe secchissime, e gli addominali in vista ma non troppo, le braccia scolpite ma non troppo, sennò sembri un maschio, il dito del piede deve essere allineato con il malleolo, perché se non lo è allora hai la lucevalgo. Cioè, capito? Io posso andarmi bene e essere perfetto perché lo decido io, non perché l'ha deciso qualcun altro. E quando smetteremo veramente di focalizzarci su come il nostro corpo appare e cominceremo a focalizzarci non tanto su ciò che il nostro corpo può fare, e questa è un po' un'evoluzione rispetto a quello che ho sempre detto, anche io mi sto evolvendo, cioè io non nasco imparata, anzi pensate che quando ho iniziato tutto il mio percorso per me era corpo, corpo, apparenza, fisicità, avere il muscolo qui, averlo lì. Vabbè, e si cresce. Adesso, più che ciò che il nostro corpo può fare, ciò che noi siamo in grado di fare, ciò che la nostra anima è in grado di fare, le nostre qualità, i nostri talenti, le nostre possibilità, avendo il corpo come mezzo. Finisco questo sproloquio che a voi piace tanto e spero di essermi spiegata. Non sono assolutamente contro la body positivity, sono un po' contro chi la strumentalizza perché tende a fare più male che bene, nonostante il messaggio abbia comunque un'intenzione positiva. Penso che sia un'evoluzione che avverrà, un cambiamento che avverrà, spero soltanto che normalizziamo la normalità. È normale avere delle proprie caratteristiche. La società le ha definite dei difetti, sti cazzi. Noi le definiamo caratteristiche, ce le ho io, ce le hai tu, io magari di più, tu magari di meno, non è importante. L'importante è ciò che siamo noi come persone, come esseri umani e possiamo prenderci cura del nostro corpo perché è il mezzo che permette alla nostra anima di vivere a lungo, quindi più ce ne prendiamo cura, più a lungo viviamo. E basta.
mi mancava fare un video chiacchiericcio. Poi vi aggiorno su com'è andata questa settimana. È stata una settimana un po' di caos e basta. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo argomento. Sono veramente curiosa di sapere il vostro punto di vista. C'è spazio per conversazione qui nei commenti. Parlate, parlatemi, parlate fra di voi, confrontatevi. Io adoro quando nascono dei confronti belli, positivi, che fanno riflettere le persone. E spero veramente che lo facciate e che il mio punto di vista e il vostro riescano a creare delle cose positive, dei pensieri, anche solo dare degli spunti affinché chi legge pensi. Ma non pretendo altro. Grazie per aver visto questo video. Noi ci vediamo nel prossimo. Quindi vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e appunto commentate. Noi ci vediamo nel prossimo video.